Buonasera a tutti sbarbatori seriali, oggi vi porto sul canale questo rasoietto qui, è il Fine DE5, per chi non sapesse che rasoio è il fratello minore del Fine, anche se dal packaging non sembra, ma allora intanto andiamo a vederlo, scatoletta classica di carta, cartone. Il rasoio si presenta così. Andiamo ad estrarlo. Là. Beh, viene anche fornito dalle Feather, che io oggi non ho voglia di usare. Là. Andiamo a metterlo via. Bene, il rasoio si presenta così. Molto simile al fratello più grande, però lui ha il pettine aperto e sembrerebbe anche da com'è abbastanza delicato, però andiamo a vederlo per gradi. Intanto vi faccio vedere il paragone tra lui e il fratellino se si fa aprire, perché qua non voglio rovinare la scatola, però. Hola! Scatola anche questa qua simile. Così andiamo a vederlo. Bene. Come potete vedere, ha due geometrie diverse, assomiglia un po' le barre un po' ciccione, però sono meno ciccione rispetto all'altro, però il manico l'hanno tenuto uguale. Penso che pesa un po' più questo, ma non sono sicuro. E tanto andiamo anche a vederlo. L'ha smontato. Comunque vi dico che è molto molto fatto bene. Qua delle lamette che mettendo la lametta al suo posto non scorre più di tanto, insomma, è fatta anche bene sia a livello di cromature che il resto, insomma. Una cosa che ho notato ieri quando mi è arrivato il pacchetto, che l'ho notata per sbaglio, avevo paura di che magari ero preso troppo dal sonno. Se guardate, qua è un po' più alto, non so il perché, però boh, non mi sono informato. Comunque se guardate è abbastanza similare. Lo userò con il raso verde. Le mie solite ormai introvabili Voskhod. Finché ce le ho le userò. Pennello qua Roma Colosseo e vabbè, il prebarba. Tutto questo. E andiamo a provarlo. Comunque so che avete visto questo. E se volete sapere vi racconto anche cosa è successo. La colpa è solo mia, perché non ho usato la scatoletta. Preso il rasoio così con la lametta dentro per andare a prendere una cosa. Non è divertente. È anche abbastanza. Dopo lavorare che col guantino ci metti sempre dentro. Però adesso è passato tutto. Allora, andiamo a montare insieme la lametta. Io spero che sia anche abbastanza gripposo, che abbia un bel grip sulla mia faccia. Mi piacciono i rasoi belli. Potete vedere. Ho fatto questa cosa per renderlo boh, magari per allineare la lametta il più possibile
in maniera perfetta, diciamo. Poi bello perché viene fuori qui. Se vado a vedere un attimino, la lametta è dritta, insomma, un bel allineamento. E comunque sono curioso di vedere questa gobbetta qua cosa potrà servire, perché io non mi sono informato. Allora mettiamo, pre-barbino, anzi no, mettiamo quello suo, visto che c'è nuovo, perché non lo trovo più, quindi ho fatto prima andarlo a comprare nuovo che andare in cerca di quello vecchio. Non ce n'era tanto, però magari è stato rotto da qualcuno, ma boh, mi hanno fatto scoprire le prove. Io non me lo ricordavo così forte. Non so se hanno cambiato la formula o sono io che sono un po' più sensibile, ma che miseria. Bello, bello forte, un bel mentolato di quelli forti. Questo invece no, questo qua è vecchio ancora, ha un bel buco. E vi dico che dopo 2 anni è ancora perfetto, anche 3, dai. Avrà 3 anni ed è ancora bello, come si dice, bello, bello umido, insomma. Secondo me hanno fatto qualcosa qua sulla Pro Raso, perché è tanto forte il mentolo. O magari il mio era troppo vecchio, potrebbe anche essere che abbia perso il mentolo. Comunque è bello, bello tosto. Mettiamo il nostro solito montaggino. Qui mi sono arrivate tante cose del Black Friday, dei saponi interessanti. Io che amo il bergamotto, vi faccio già una soffiata, ci sarà un video sul sapone al bergamotto, anche perché è stagione. Spero che adesso mi vediate abbastanza luminoso, perché ho ricevuto dei messaggi che di sfarfallide, che era scuro, quindi ho provato a modificare un po' effetto luce. Non basta, che dite? Vabbè, no. Proviamo. Spero che abbiate fatto anche voi spese pazze. C'erano dei belli bei sconticini. Io penso che ho preso cose anche per un anno. E ho preso anche dei saponi da banco, roba molto, che io non ho mai provato, quindi adesso sono curioso e via. Boh, allora sentiamo come canta il fratello minore. Aspettate. Vi dico che la lama
Si sente. Non è fastidiosa, ma si sente. Aggiungo subito che non è per un principiante. Così a chi mi vede che è principiante, non gli viene la genialata di comprarlo. Qui dico che è abbastanza aggressivetto, eh. Dopo, come scarico, c'è niente da dire. Il pelo va giù, si risciacqua subito e mi piace per il momento. Però se già lo sento così, in contropelo, idea che faccia un po' di danni. Però tanto la pelle è mia. Dopo è bello provare questi rasoi con saponi da banco perché almeno vedi dove arriva il rasoio. Dopo, ovvio, un sapone più performante magari aiuta a far scivolare meglio la lametta. Dico, è godurioso il pelo, proprio bello, sono proprio felice, è bello come piace a me, però sono un po' in ansia per il contropelo, perché questo rasoio qua, ragazzi, gratta forte. Potete vedere che solo una passata di pelo e ha tolto via tutto. Adesso vediamo se magari in contropelo mi grazia. Non sono tanto convinto, ma vediamo un attimino di andarci pian pianino con la manina e vediamo. Comunque mi sembra di avere il ghiaccio in faccia. Una roba strepitoso. Cioè, ho la faccia anestetizzata. Proviamo il contropelo, signori, e speriamo vada bene. Allora, vi dico che già per assurdo sembra meno aggressivo rispetto al pelo. Cioè, proprio taglia senza. Per il momento taglia senza problemi. Problemi saranno qua sotto e qui. Vediamo.
Io comunque tengo un angolo di taglio abbastanza aperto, perché se faccio così, vedo che taglia ma non taglia bene. Lo tengo abbastanza aperto io. Una cosa che non vi ho detto qua, esce sempre la lametta dei bordi, è una cosa molto comune, io lo so che sto provando ultimamente. A me dà un po' fastidio se vado qua perché ho migrato su questa zona qua. Comunque, io sto sentendo che sta tagliando alla grande il rasoietto qua. Ho fatto un piccolo red point, ma ho voluto un po', diciamo, usare, però qua è la parte mia un po' che faccio fatica a avere un BBS, però non vado tanto a insistere, cioè non mi sembra inutile insistere. Allora, vi dico che sono rimasto contento. Adesso aspettiamo un attimino a vedere quanti buchi ho fatto. Perché due o tre li ho fatti, eh. Qua. Qua uno, qua un fungoletto. Dico, non male, BBS c'è, mi sciacquo il viso, andiamo con il dopo barba. Ghiacciata l'acqua. Dopo, scusate, ma deficito un po' grazie a questo splendido ditino che ci metto sempre dentro.
Devo anche mettere a posto il pizzetto. Comunque a 1000 iscritti lo tolgo via, eh. È una cosa. Quando ci arriverò, magari fra 10-20 anni, vi prometto, lo tolgo via. Bene, allora, adesso andiamo di docobarba. Ho fatto qualche puntino, ma sono puntini stupidi. Qua mi sono un piccolo fruncoletto. Ho un po' di fruncoletti. Adesso c'è un problema enorme che io dopo barba lo devo mettere solo con una mano, perché se lo metto di qua va. Avete già capito, insomma. Quindi, e sentiamo quanto brucia. Non male. Qua dove c'è il puntino nero, scusate, il puntino rosso brucia un po' di più, ma non è eccessivo, insomma. Normale, fidatevi, mi brucia di più di qua. Bene, allora. Aia. Adesso smontiamo il rasoietto. Vi faccio pulizia. Prendo la mia splendida magica box. Caduto. Vabbè. Io gli passo sempre questo perché per fortuna è successo a me. E non a mia nipote, o se qualcuno ha i figli, fuori, mettiamo dentro, adesso, oh, eccolo qua, mettiamo dentro la pietrina. Allora, per pulire il rasoio di solito uso questo, ma uno spazzolino è meglio. Anche perché è bello pulirlo, perché dopo sennò la stearina, dopo è difficile toglierla via e vi assicuro che ho tolto via su un rasoio la stearina. Il rasoio che io penso che non era pulito da non veniva pulito da 30 anni. Sono diventato matto, acqua calda, aceto. Dopo l'aceto per la nichelatura non va, rompe un po' le scatole, si annerisce, quindi va. Non ho provato con l'acido citrico, quello sì. Ho fatto un puntino, ma mamma. Puntini rossi, dai. Non è successo niente. Passiamo sotto l'acqua e via. Un po' il manico, che sennò. Allora, conclusioni finali. Non è, per prima cosa, non ho rasoio da principianti. Il suo lavoro lo fa, barbe lunghe, non ha paura. Contropelo, va. Dopo, io ho usato una Voskhod, quindi presumo che con una Kai sia proprio la sua morte, una feeder. Ha la sua delicatezza, il suo, come si chiama, il suo stile di fine, che è sempre bello. A me sarebbe piaciuto di più se aveva come questo, questi bei, queste belle barre di sicurezza. Però l'hanno fatto un po' snellito, dai. Comunque, insomma, il rasoio fa egregiamente il suo lavoro, non ci sono dubbi.
Sapone, l'ho provato con sapone normale da banco, quindi la rasatura posso dire che sì, ho ottenuto il mio BBS. Protezione dopo del sapone, vabbè, è un po' per il sapone che è, va anche bene, non si può pretendere chissà cosa. Dopo io non ho la pelle ultimamente, diciamo, è un po' piena di brufoletti stupidi, però non me li ha tagliati tutti. Bene, allora ci vediamo per il prossimo video e spero che vi sia piaciuto e se vi piace il canale e volete iscrivervi a noi fa molto piacere. Adesso penso che sia arrivato il momento anche del balsamino. Il balsamino non brucia. Là. Oh. Beh, che dire. Stupefacente. Non pensavo. Quindi attenzione che questo qua è un rasoietto molto molto valido, io ve lo consiglio per provarlo e comunque insomma sono stato molto molto soddisfatto, quindi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!